Un fatto molto grave, per la prima volta nella storia della regione Toscana, un partito di governo che esprime maggioranza in questa regione non viene consentito di esprimere un rappresentante in un organismo di garanzia su un settore molto delicato, come quello dell'informazione, della comunicazione, dei rapporti con il mondo esterno, e questo crea un precedente. Fibrillazioni all'interno della maggioranza e regione. La questione politica gira infatti tutta attorno al Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana, guidato dal 2017 al 2022 da Enzo Brogi. E proprio le nomine adesso rischiano di spaccare la maggioranza. Riteniamo che il Partito Democratico abbia assunto svolto con arroganza la presunzione di arrogarsi tutti i posti fondamentalmente disponibili, e questo è un po' in controtendenza con il fatto che più perde i voti il Partito Democratico, più vuole occupare poltrone. A noi non appartiene questo modo di fare politica, lasciamo al Partito Democratico l'occupazione dei posti di potere, delle poltrone, non ci interessano, abbiamo fatto una battaglia per questo aspetto, crediamo che questo sia un fatto molto grave che vada ricondotto nella responsabilità sia del Presidente Giani che del Partito Democratico. Da qui la richiesta di un confronto di maggioranza col PD, arrivata dopo la votazione per l'elezione dei quattro componenti del Corecom, due espressi dal Partito Democratico ed altri due dalle opposizioni, ma nessun membro è stato assegnato ad Italia Viva. Italia Viva sta nella maggioranza di governo, se questa regione vuole proseguire sugli impegni che aveva assunto. In questo momento mi sembra che stiano mancando questi impegni. Presidente Gianni e il Partito Democratico stanno decidendo in questa fase di fare un percorso autonomo. Questo ovviamente comporterà delle valutazioni che faremo nelle prossime ore, lo faremo in maniera molto trasparente nei loro confronti, e credo che quindi non possa essere rinviato un confronto nell'ambito del quale si possa valutare o meno il proseguo di questa esperienza di governo congiunta.